Buonasera a tutti. L'argomento di questa sera sono i Korbanot, i sacrifici in base a quanto richiesto. Insomma, le parashot che stiamo leggendo queste settimane hanno come argomento principale quello dei sacrifici, cioè tutta quanta la prima parte del libro di Vaikra, praticamente insieme alla parasha che leggeremo Shabbat, la parasha di Shemini, è destinata a appunto introdurre e illustrare i vari tipi di korbanot, di sacrifici, per cui è importante sapere e conoscere quali sono le varie tipologie di sacrificio e prima di questo conoscere una discussione fondamentale, che è la discussione tra il Rambam, tra Maimonide e Nachmanide, circa il motivo dei sacrifici, che trovate all'inizio dei fogli che ho distribuito. E appunto questa discussione è una discussione sul motivo per cui Kadosh Baruch Hu ad un certo punto decide di introdurre il culto sacrificale. Naturalmente dobbiamo considerare che c'è un legame molto forte fra introduzione del Mishkan, cioè l'istituzione del tabernacolo come luogo di culto per il popolo ebraico e l'istituzione stessa dei sacrifici, cioè vale a dire che l'ultima parte del libro di Shemot ci parla di come è fatto il Mishkan, e il libro di Vaikra in linea di massima non è altro che un libretto di istruzioni ad uso e consumo dei Quanim e degli offerenti rispetto ai sacrifici. Ora, la domanda che Maimonide e Nachmanide si pongono è quale sia però il motivo per cui la Torah ci ha imposto tutta quanta questa serie di mitzvot, e aggiungo se dobbiamo chiederci poi, dopo aver visto questa discussione, se in realtà sia possibile dire che esiste un unico motivo rispetto ai sacrifici, o piuttosto che non ve ne siano vari che si sovrappongono fra di loro. Cioè, vedremo poi che essendoci vari tipi di sacrifici, forse potremmo dire che alcuni sacrifici hanno un certo scopo ed altri invece ne hanno un altro. Iniziamo a vedere la prima fonte. La prima fonte è tratta dal Moreno Kim, dalla Guida dei Perplessi di Maimonide, che probabilmente è il principale testo di filosofia ebraica in assoluto, e il Moreno Kim nella sua ultima parte, nel terzo libro, costruisce l'impalcatura sulla quale poi verrà impostato il Sefer HaMitzvot, il libro dei Mitzvot, e poi il Mishneh Torah in generale. Cioè, vuol dire, si cerca la radice che può portare ad una classificazione delle Mitzvot, cioè una divisione della Torah per argomenti, cosa che ricordiamo poi essere la grande innovazione del Yad HaZakah, del Mishneh Torah, cioè dell'opera alachica di Rambam. Perdere il legame diretto con il Talmud e avviare un nuovo modo di affrontare la normativa ebraica, la halakha. Per cui il libro che Maimonide scrive, il Mishneh Torah, poi sarà un libro dove troviamo una classificazione delle varie halakhot. Ciascuna halakha viene inserita all'interno di un contenitore, cioè vengono individuate 14 radici differenti all'interno delle mitzvot della Torah, e quindi 14 libri del Mishneh Torah, e ciascuna halakha viene affiliata ad un certo libro. Quindi voi, ad esempio, le regole di Korbanot le troverete tutte quante classificate all'interno dello stesso libro, che è appunto il libro dei Korbanot all'interno del Mishneh Torah. Nel Talmud invece chiaramente non è così, per cui le regole sul Korban Pesach le troverete nel Trattato di Pesachim. Avrete tutti presenti l'inizio del Trattato di Berachot, il Trattato di Benedizioni, dove invece appunto troviamo già dall'inizio delle discussioni riguardo all'ora in cui si possono
al limite massimo per offrire sacrifici. Abbiamo citato anche qualche settimana fa riguardo al Corban Pesach, la discussione rispetto al limite massimo del mangiare il Corban Pesach, quella discussione sta nel trattato di Berakot. Adesso, se uno non sa quella cosa, è molto difficile andarla a ricavare. Mentre questa regola poi verrà codificata dai Maimonide da un'altra parte. E nel Morene Bukim, al contempo, Maimonide cerca anche di spiegare il motivo per cui Kadosh Baruch Hu ci ha dato certe mitzvot. E appunto nel terzo libro, nel capitolo 32, Rambam si interroga rispetto ai sacrifici. Spiega Maimonide, inizio a leggere la prima fonte, Veu, quella Aleph Aleph vuol dire Yevshar, Sheyevshar la Zeta, Mina Efech e la Efech Pitom. Questo è il primo motivo che Maimonide individua per i sacrifici. Sheyevshar, che non è possibile la Zeta Mina Efech, di uscire Mina Efech e l'Efech da un contrario all'altro improvvisamente. Cioè vorrei dire che l'uomo acquisisce certe abitudini e non può abbandonare queste abitudini da un momento all'altro. Quindi l'uomo attraverso l'abitudine trasforma il suo modo di comportarsi in natura e questa sua natura è molto difficilmente modificabile. Quindi, spiega a memoria, nel momento in cui Moshe Rabbeinu ha deciso di destinare al popolo ebraico il compito di essere Memleket Kohanim Vekadosh, cioè un regno di sacerdoti, un popolo santo, sto alla seconda riga, nella parte in diretto, Ve'aya minagam nefursam ba'olam kulo, cioè Yuaz, Reglim bo, Ve'avoda acholelet asher gadelu alea, l'uso a Mifursam, l'uso famoso che c'era a Baolam Kolo in tutto il mondo, Shayuaz Reglimbo, al quale tutti quanti erano Reglin, erano abituati, Veavodà a Kolet, e il servizio, il culto generale a Sherga Duralea, rispetto al quale erano cresciuti, qual era? L'Ekrib Mineba Lechaim, quello di sacrificare delle specie di animali, Beholatem, in quei palazzi, cioè in quei luoghi di culto, a Shera Yumaidim Baem Azremin, dove mettevano le statue, e per cui di inchinarsi a loro, a queste statue, e fare dell'incenso di fronte, bruciare dell'incenso di fronte a loro. E quindi queste modalità di culto, cioè questo linguaggio, era il linguaggio tipico della Avodah Zarah in generale. Cioè, nel momento in cui è stata data la Torah, il modo in cui in tutto quanto il mondo, in tutte quante le regioni si serviva la divinità era questo. Passo al prossimo diritto. Dice Morene Ukim, lo caserà Kochmatov e Tachbulatom e Vored Beholberi Otav, Shizza Benu Leniach Mineavodotem, Kulam Ulbatelam, Chiasa Ya, Mashelo Yale, Balev Le Cabelò, che fitte va Adam, Sheuno Tetamid Lamurgal. La Kochma, la sapienza e l'intelligenza di Kadosh Baruch Hu, a cosa lo ha portato? L'ha portato ad ordinarci di non abbandonare questo tipo di culto. Cioè, la sapienza di Kadosh Baruch Hu ci ha portato a lo leaniach, a non lasciare mineavodot, cioè quelle specie di servizio di culto, kulam, tutti quanti un vatelam, e di annullarli. Perché? Perché sarebbe stato qualcosa che non sarebbe letteralmente salito nel cuore, cioè non sarebbe venuto mai in mente a nessuno di lecabelò, di accettarlo. Perché questo? Che fitta Eva Adam, per come è fatta la natura dell'uomo. C'è uno terra di Lamurgal, l'uomo in generale
tende ad assoggettarsi all'abitudine. Cioè, quando l'uomo acquisisce una certa abitudine, chiaramente gli è molto difficile abbandonarla. Vaglia, domiaschi, lui avona di smanelo, e dice questa cosa sarebbe come se un giorno, al giorno d'oggi venisse una vita, venisse un profeta, Shikra la Vodata Hashem, e questo Navi vuole chiamare le persone alla volta Hashem al servizio di Dosh Baruch Hu, Viomar, e dicesse questo Navi Hashem tzibayet chem shellotit palelu elav velot atzumo velot akshu teshuado bezzara, come se venisse e dicesse che Kadosh Baruch Hu ci ha comandato di non pregare Kadosh Baruch Hu, non fare digiuni e non chiedere salvezza nel momento della disgrazia. Avalti evo da tre ma casciava mi mase. Tutto quanto il servizio di Kadosh Baruch Hu dovrebbe essere solamente ma casciava mi mase, solamente pensiero senza alcun tipo d'azione. Cioè, quindi tutto quanto il culto consisterebbe solamente nel pensare, nel contemplare il mondo e arrivare all'intuizione di Kadosh Baruch Hu. Molto bello, ma questo modello di culto sarebbe un modello di culto che avrebbe successo con le persone oppure no? Cioè, forse dal punto di vista filosofico questo potrebbe essere pure giusto magari, ma se noi proponessimo qualcosa del genere, le persone lo accetterebbero? Cioè, se guardate, allora, fino ad oggi abbiamo fatto Shadrit Nikarvit, abbiamo fatto Kippur, il 9 di Av, tutti quanti i digiuni, da domani non si fanno più. Ma questo qui sarebbe in tutto e per tutto sempre ebraismo. Accettereste questa idea? Insomma, se l'anno prossimo non doveste fare Kippur, vi peserebbe un attimo o avreste qualche dubbio rispetto a questa innovazione? Ora, pure se viene un profeta e mi dice qualcosa del genere, dico, scusate, se Kadosh Baruch Hu fino a ieri pretendeva qualcos'altro e comunque il nostro modo di sentire Kadosh Baruch fino ad oggi è stato questo, è stato considerato giusto, come facciamo a dire improvvisamente che tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi è sbagliato e dobbiamo abbandonare in maniera repentina? Ok? Questo è molto interessante perché Maimonide inserisce pure l'idea di un certo relativismo rispetto ai tempi nel culto. Comunque dice, se venisse un profeta e mi dicesse qualcosa del genere, io probabilmente non gli darei tanto retto. Ugualmente, se a quei tempi fosse venuto un profeta e avesse detto di abbandonare tutto e per tutto il culto sacrificale per loro era la norma, probabilmente non lo sarebbero stato a sentire. Quindi nella sostanza, mentre ad Abramo, che era un singolo, è stato detto molla tutto e cambia tutto, quando è invece un popolo, un discorso del genere è rischioso. Questo è quello che vuol dire Maimonide. Cioè, e comunque il discorso è questo, cioè quello di continuare ad utilizzare delle modalità acquisite, ma modificando la qualità. Cioè, in realtà non è esattamente lo stesso culto che si faceva prima, cioè non è idolatria tutto e per tutto il culto sacrificale, ma è una idolatria adattata al popolo ebraico. Cioè, vedremo che lo spirito del sacrificio è uno spirito estremamente differente rispetto a quello del sacrificio presso i culti idolatrici. Sacrifici i quali erano fondati anzitutto sulla spontaneità e sull'irrazionalità, potremmo dire. Cioè, se io immagino come vuole essere il culto del ballo, ancora peggio il culto del Baal Peor nella Torah, voleva dire lasciare spazio a tutti quanti gli istinti più sfrenati dell'uomo. Cioè, normalmente il culto era collegato a sfrenatezza sessuale, tutta quanta un'altra serie di amenità, che nell'ebraismo vengono in tutto e per tutto abbandonate, e nell'ebraismo troviamo il culto sacrificale inquadrato, quasi ingessato all'interno di categorie concettuali. Potremmo dire che è un modo in qualche modo studiato per indirizzare in maniera positiva, per indirizzare certe pulsioni, questo istinto che altrimenti ci porterebbe non c'è solamente l'istinto, ma c'è anche l'abitudine, cioè un'abitudine acquisita che, ripeto, diventa natura. Maimonide in un'altra parte in questi capitoli fa un esempio che non ho riportato, no?
che è collegata all'inizio della Parashah, che abbiamo letto il penultimo giorno di Pesach, nel settimo giorno, nella Parashah di Beshalach. All'inizio della Parashah di Beshalach c'è scritto che Kadosh Baruch Hu non fa fare al popolo ebraico, uscendo dall'Egitto, la strada dritta, insomma, per arrivare, ma gli fa fare un giro affinché non incappassero in qualche guerra e tornassero in Egitto. E dice la stessa cosa, è impossibile tramutare in maniera repentina un popolo di guerrieri, un popolo di schiavi in un popolo di guerrieri. Cioè la generazione successiva di quella interna di Israele sarà un popolo che potrà essere addestrato alla guerra, perché era un popolo che non nasce come schiavo, questi qua sono nati schiavi, non c'è niente da fare. Cioè, se sono schiavo non posso diventare guerriero e non posso pretendere che uno cambi la sua natura da un momento all'altro. È quello stesso, cioè, noi dobbiamo considerare il popolo ebraico che esce dall'Egitto è un popolo che è cresciuto nell'idolatria. Sappiamo che nel Midrash ci stanno discussioni, però sicuramente avevano respirato quell'aria. È come se dicessi in italiano, vabbè, da oggi non mangiamo più pasta. Siamo cresciuti così, c'è poco da fare. E quindi rispetto ai sacrifici, dove sta il grosso cambiamento? Nel successivo Itzibano, la Sotan, lo Itbara, cioè il fatto che ci ha comandato di fare queste stesse cose per Kadosh Baruch Hu, quindi costruire un Bet HaMikdash, cioè un luogo di culto che l'altare sia destinato a lui, che l'altare deve essere fatto in un certo modo, che il sacrificio deve essere destinato a Kadosh Baruch Hu, che tutte quante le pratiche collegate ai sacrifici siano destinate a Kadosh Baruch Hu. Verso per Kavanati, Vomarti, Kasheraya, Zea Minmina, Vodar, Selomar Korbanot, Alzada Kabanashnia. Ora Maimonide continua ad insistere con questo discorso, cioè la domanda è questa: il sacrificio in sé per sé è da ritenersi una aspirazione massima per l'uomo? Cioè, diciamo così, nel momento in cui noi abbiamo perso il Bet HaMikdash, abbiamo effettivamente perso qualcosa o siamo arrivati ad una sublimazione nel nostro modo di servire Kadosh Baruch Hu, siamo arrivati a un livello superiore? Chiede Maimonide, cioè attraverso il sacrificio noi abbiamo perso tanto. Quando Kadosh Baruch Hu dice di fare i sacrifici, sta elaborando il suo modo ideale di servirlo oppure qualcosa che serve a noi? Cioè, tante volte ci facciamo questa domanda, cioè quando noi serviamo Kadosh Baruch Hu lo facciamo per noi o lo facciamo per lui? E Maimonide scrive in maniera estremamente chiara che il sacrificio ha valore solamente al Sad HaKavana Ashmia, per così dire di rimbalzo. Cioè ci troviamo di fronte a una Kavana Ashmia, una seconda intenzione. Cioè, visto che Kadosh Baruch Hu non può utilizzare la sua modalità A per servirlo, perché questa modalità sarebbe troppo di impatto, allora scegli la modalità B. Questo è un tema che è molto caro a Maimonide per tanti motivi, cioè rispetto alla stessa natura della Torah, su come è scritta la Torah. Cioè la Torah, se dovesse esprimersi in maniera acconcia, dovrebbe farlo nel modo di Aristotele, no? Per capirci. Il vero linguaggio che si adatterebbe maggiormente all'intelletto di Kadosh Baruch Hu è quello della filosofia o comunque della fisica, per capirci, fisica in senso aristotelico. Ma gli uomini di fronte a questo non avrebbero il ritorno adatto, non sarebbero in grado di comprenderlo, per questo esce fuori la Torah. Qui è lo stesso. Kadosh Baruch Hu vorrebbe che gli uomini lo servissero in un certo modo, ma gli uomini non sarebbero in grado di recepire almeno in prima battuta questo modo di servirlo, e per cui sceglie il piano B, che si chiama sacrificio. Ma il modo in cui noi serviamo Kadosh Baruch Hu oggi, che si chiama preghiera, è un modo più adatto. Prosegue la memoria, deve azzakavat filava yotzebemi ma se avodot yoder krovot e la kavana rishonah. Scrive Maimonide che la tziaka e la tefillà, per cui il lamento, il grido verso Kadosh Baruch Hu e la tefillà, nella yotzebemi, cose del genere, mima se avodot, tra i vari modi di servire Kadosh Baruch Hu, yoter krovot e la kavana rishonah,
sono più vicini alla prima intenzione. Cioè, mentre il sacrificio è una seconda intenzione, è il piano B, la preghiera, cioè quindi il modo in cui serviamo lo sbarco oggi, si avvicina di più, e facciamo molta attenzione a questa espressione, alla campanale, cioè a quello che lo sbarco vuole veramente da noi. Ma possiamo proseguire il ragionamento di Maimonide, non è esattamente quello che lo sbarco vuole da noi. Begrichiot, Begirav, cioè la tefillà e la tzedakà sono lo strumento necessario per arrivare a quello che Kadosh Baruch Hu vuole veramente da noi, ma non sono quello che Kadosh Baruch Hu vuole da noi. Così dice Maimonide. Quindi considera la preghiera è una tappa di avvicinamento. Considero la preghiera un modo di di avvicinarsi a Kadosh Baruch Hu più elevato rispetto a quello solo, materiale del sacrificio. Non solo, ma non è fine a se stessa, in sostanza. Non è fine a se stessa, ma c'è pure una controdomanda, cioè, che possiamo vedere dal passo successivo. Se il sacrificio è controproducente, cioè il sacrificio nasce da una pulsione negativa e per adattamento Kadosh Baruch Hu lo ordina. Rispetto alla defilà, possiamo dire lo stesso, pure la defilà in sé per sé è bene. Scrive Maimonide, dice, va la tfilà, sto al meretto successivo, 5 righe dopo, va la tfilà, va tfinà, immutere il decolla, ma come? C'è una differenza importante tra il sacrificio e la preghiera, che il sacrificio vuol dire polarizzare il culto in un certo luogo, nel Bet HaMikdash, e fare il sacrificio solamente lì con 1 miliardo di limitazioni. Queste stesse limitazioni non le troviamo, cioè se voglio dire Shacharit domattina non serve che prendo l'aereo e vado al Bet HaMikdash a Yerushalayim, posso fare la preghiera come e quando mi pare ugualmente, con certe limitazioni, posso mettere dei tefillin, posso mettere il tallet, eccetera eccetera. Cioè la tfilà tfinà in mutare dokona come, permesso in ogni luogo, col mishizdamen, chiunque li capiti, perché la tzitzit, così lo tzitzit, la mezuzà, vetfilin. E riguardo ai sacrifici invece, nimzar beve si tre anni vim, shemukhim en adam, rovishta deludam, et chazekam, levia korbanot. Mentre, come sapete, nei libri profetici troviamo un sacco di critiche nei confronti della pratica sacrificale. Mukhim en adam, rovishta deludam, et chazekam, levia korbanot. Che riprendono gli uomini perché si sforzano troppo e considerano troppo il fatto di portare i sacrifici. Cioè, in generale, i profeti dicono che gli uomini tengono troppo in conto il sacrificio come tipo di pratica, non è la pratica più potente che c'è, sicuramente. Uverulen shenan mekuvanim liatzman, il sacrificio non è qualcosa che è importante di per sé, che ha una cabana importante nell'impianto generale, invece Hashem non sa ricalere, perché Kadosh Baruch Hu non ha bisogno dei sacrifici. Cioè, quindi, come dicevo prima, l'idea che emerge da quanto scrive Maimonide è che il sacrificio anzitutto è necessario agli uomini e non tanto a Kadosh Baruch Hu, è necessario agli uomini perché almeno all'epoca non concepivano un modo differente di servire da Kadosh Baruch Hu. Al giorno d'oggi, in cui il sacrificio è molto meno diffuso come pratica, riusciamo a vivere tranquillamente senza il sacrificio, e anzi tante volte sentiamo pure tra Yudim che provano un certo ribrezzo rispetto a quanto scrive la Torah nei sacrifici, e possiamo pure chiederci se tutto questo è corretto e se si può dire qualcosa del genere. Tante volte io non sono d'accordo col fatto che la Torah imponga tutte quante queste pratiche sacrificali. Un ebreo può ragionare in questo modo, oppure visto che Kadosh Baruch Hu ci ha comandato un libro di Torah, il libro di Vekra, sui sacrifici, non possiamo dirlo, cioè possiamo pensare quello che vogliamo, ma non possiamo dichiarare che il sacrificio in sé per sé è sbagliato. Ora vediamo che Maimonide, sebbene non lo dica in maniera così brutale, si indirizza in questa strada, cioè dice il sacrificio, che cos'è? Il sacrificio è qualcosa che Kadosh Baruch Hu ha dato per
per gli uomini, ma non tenete troppo in conto tutta quanta quella parte della Torah. Il sacrificio sia importante nel fatto della Torah, ma sappiate che Kadosh Baruch Hu l'ha dato solamente perché gli uomini erano abituati così. Se gli uomini fossero stati abituati in maniera differente, Kadosh Baruch Hu avrebbe elaborato un'altra maniera per servirlo. E al giorno d'oggi, che siamo abituati a modalità molto differenti, sappiate che il modo in cui lo serviamo attualmente più si adatta alla nostra sensibilità. E aggiungo io, se la sensibilità dell'uomo fosse differente, probabilmente vi sarebbero altre modalità di culto. Questo è quello che emerge da quanto memoria scrive nella... Ma quale sarebbe la modalità, diciamo, perfetta? Visto che la preghiera è anche un mezzo per arrivare a... Beh, non lo so, la razionalità filosofica, però sai meglio di me, insomma, dal punto di vista aristotelico c'è ben altro, cioè c'è la congiunzione con l'intelletto, insomma. Insomma, un libro lambda della metafisica, insomma, cioè se uno riuscisse ad arrivare al motore immobile, no, però comunque a quello che poi nelle operazioni successive viene chiamato intelletto agente, quello per Maimonide sarebbe il massimo. Però questa qua è una questione tecnico-filosofica. Però possono esistere delle maniere di congiunzione con divinità che esulano da queste modalità, e poi insomma è quello che la Kabbalah fa in maniera molto pesante, cioè quella che viene chiamata estasi, è questo, insomma, l'ho tradotto è la traduzione in termini platonici di questo concetto aristotelico, insomma, per capirci. Questo è il primo punto. E il secondo punto di Maimonide, ho riportato qui un piccolo riassunto di quanto scrive Maimonide in quello che abbiamo letto. Il primo punto è che non è possibile passare in maniera repentina da un estremo all'altro, cioè gli uomini, essendo abituati ad un certo estremo, non possono essere condotti esattamente a quello opposto, e quindi se il culto abituale è quello fondato su pratiche sacrificali, lo Kadosh deve ordinare un tipo di culto del genere. Il nostro sistema però dobbiamo sapere che si avvicina più a quello che Kadosh Baruch Hu effettivamente vuole, e che nei profeti troviamo una critica abbastanza forte all'eccessivo attaccamento ai sacrifici. Passiamo alla seconda pagina. L'opinione di Maimonide può essere giustificata però a partire da un versetto della Torah, un versetto che leggiamo nella parasha di Acharemot, e dice: versetto che probabilmente avrete sentito tante volte, un versetto molto, molto importante, perché almeno in base all'opinione di Maimonide serve a spiegare l'idea che abbiamo illustrato sino ad ora. La Torah dice: però Isbukod non sacrificheranno od, ancora, cioè non sacrificheranno più Ezfichem, i loro sacrifici, la Seirim, ai Seirim, quindi letteralmente ai capri, Asherem Zonim Acharem, ai satiri, Asherem Zonim Acharem, che dietro i quali si prostituiscono. Abbiamo già visto questo versetto, se vi ricordate, nelle prime lezioni che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Azazel, no? Quindi la Torah cosa dice? Che fino a un certo punto i sacrifici erano destinati ad un certo tipo di entità superiore, e a un certo punto questi sacrifici vengono offerti a Kadosh Baruch. Dobbiamo considerare però che, come dicevamo, il culto sacrificale è un culto che impone tutta quanta una serie di limitazioni. Quindi, al contrario del sacrificio proprio del culto idolatra, il culto sacrificale imposto dalla Torah è un atto non spontaneo, sostanzialmente. Ci stanno talmente tante limitazioni all'atto sacrificale che è qualcosa di estremamente, estremamente ragionato. Tuttavia, Maimonide nota che nell'idea di sacrificio c'è un elemento di rottura molto forte.
Qual è questo elemento? L'elemento è collegato al periodo che stiamo vivendo, cioè abbiamo appena passato la festa di Pesach e se vi ricordate, parlando di Shabbat Hagadol, abbiamo detto che il fatto che gli animali presi per il Korban Pesach fossero animali sacri per gli egiziani dovesse essere considerato un forte elemento di rottura. Cioè gli egiziani vedevano sacrificate attraverso il Korban Pesach delle loro divinità. E anche il fatto che la festa di Pesach capiti proprio nel mese di Nissan non è casuale, perché il mese di Nissan è il mese dell'Ariete, no? Della costellazione dell'Ariete. Adesso tante volte anche da noi in realtà i segni zodiacali, cioè lo zodiaco entra in gioco, e nel periodo di Pesach il periodo è quello del Talè. E dice Maimonide, se facciamo caso al momento in cui il popolo ebraico entra in contatto con gli egiziani e gli ebrei si presentano come pastori, c'è una richiesta particolare che è quella di isolare una zona affinché gli ebrei vivessero in quella zona, perché ciò che gli ebrei facevano, cioè dedicarsi alla pastorizia, era qualcosa di scandaloso per gli egiziani, viene chiamata una tueva, cioè qualcosa di abominevole per gli egiziani. Quindi quando gli ebrei fanno il Korban Pesach, il sacrificio pasquale, e vanno a sacrificare animali che per gli egiziani sono sacri, in realtà si sta compiendo una rivoluzione. E questo è quello che scrive Maimonide successivamente a Moreh Nevuchim nel terzo libro, nel capitolo 46. Scrive Maimonide Shamitzrim Ayodi Masal Talè, cioè gli egiziani servivano il Masal il Talè, cioè la costellazione dell'Ariete, Mipene Ze Ayoserim Mishkotazone. Per questo motivo proibivano di scannare il son, il gregge minuto. Vayumo Asimore Son, e anche tenevano in disprezzo i pastori di gregge minuto. Amar Ennis Bachet Oat Mizraim, cioè anche a un certo punto, se vi ricordate, il faraone accetta l'idea che il popolo ebraico andasse a servire Kadosh Baruch Hu per 3 giorni nel deserto, cioè dopo le prime piaghe, no? E Moshe Rabbeinu obietta rispetto a questa possibilità, che questa per gli egiziani sarebbe stata un grosso affronto, cioè non è possibile, noi andiamo a sacrificare qualcosa che per gli egiziani è sacro. Cioè, detto in soldoni, mi stai cercando di fregarmi, dice al faraone, perché questo gesto avrebbe avuto delle conseguenze molto importanti. Cioè, un popolo ebraico ancora servito che va a fare una cosa del genere non sarebbe stato assolutamente proponibile. E dice Maimonide che questo patto, cioè l'avere in disprezzo lo scannare del gregge, non è qualcosa che riguarda solamente gli egiziani, ma è qualcosa che riguarda la Avodah Zarah in generale. Cioè nel mondo della Avodah Zarah c'è un elemento comune, dice Maimonide, che è la Shkitat HaBakar, cioè che lo scannare del bestiame, chi maccia iumo assimodò robo vedeva Zarah, cioè la maggior parte degli Avodah Zarah, cioè la maggior parte degli idolatri hanno in disprezzo questa idea, cioè lo scannare e sacrificare del bestiame grosso costituisce un tabù per gli idolatri. Dice, per questo motivo la settim san sheodu ad ayom lo shkadu abakar klal, cioè nel giorno d'oggi troviamo ancora qualcosa del genere in India. Gli indiani non scannano il bestiame grosso, non le mucche. Nella settima sera, perciò troverai in Shodo gli uomini dell'India ad Ayom, fino ad oggi lo escatua Bagar Klal, non scannano per nulla bestiame grosso, che per loro è sacro. Dice Maimonide, quindi va orce in Machese e lo addeota, scena amichiote, affinché il ricordo
di queste opinioni venga cancellato, e queste opinioni a Scherner-Amiot che non sono vere, si vanno la grippe lo sciamini in levat. Cioè, per questo Baruch ci ha ordinato di sacrificare proprio queste tre specie animali: mina abema, mina bagar o mina zon. Cioè, per cui bestiame gregge e bestiame minuto, cioè quindi bovini, ovini e caprini, cioè questi sacrifici verranno presi solamente da queste tre specie. At sheia ma se asher hashevut achlit ameri bo it karigol hashem. Cioè, per cui quello che inizialmente era considerato il tachlit ameri, cioè il punto più alto della ribellione, cioè nel mondo idolatra il fare un gesto del genere è qualcosa di molto scandaloso e molto vietato, diventa il modo attraverso il quale si serve Kadosh Baruch. Ma se attraverso questo atto di ribellione i Kupparu Avonot verranno espiati i peccati. Cioè, quindi troviamo, è vero, le modalità del culto sacrificale idolatrico nel nostro culto sacrificale, ma ci sono pure all'interno di questo nuovo sistema una serie di elementi di forte rottura con il sistema precedente. Cioè, per cui quello che è sacro per gli altri culti per noi diventa oggetto di macellazione, e in questo modo, dice Maimonide, ciò che per gli altri è sacro viene disprezzato. In questo modo i nostri peccati vengono espiati. Questa è la visione di Maimonide sostanzialmente per sommi capi sui sacrifici. È tutto quanto chiaro? Ok. Adesso cancelliamo tutto e passiamo all'altra visione, che è quella di Nachmanide. Ramban prende in considerazione quello che Maimonide scrive nel primo capitolo del libro di Vegra, al verso 9, dove troviamo un'espressione che torna spessissimo nei sacrifici, che i sacrifici sono Reach Nicoach Lashem, un odore gradevole per Kadosh Baruch. Scrive Nachmanide, dice Minneba Katubase Tamakor Barot Shemishere Nicoach Lashem. In questo versetto della Torah si trova il motivo dei sacrifici, che sono appunto un Reach Nicoach Lashem. Scrive il Nachmanide, vabbè, prima cita ampiamente il Moreno Kim spiegando quanto scrive Maimonide, non l'ho ripetuto chiaramente, e inizia a vedere cosa succede secondo quanto dice Maimonide. Rabbi Gamachi le fish tutam shel mitzrim lotti trappè mahalam azè avalto sif mahov che machshavet reshim aniskadim lavot mazaltare mazal shor shesh lem koach בהם כפי מחשבתם, והן לא יוכלו אותם לכפות כוחם ביסודם, אבל יסבחו אותם לשם יכפת, זה כבוד להם ומעלה. סקיבי לנחמן, לרמב״ם, מדיימו לסבונדה פרטי לדרצליה, אבל אם יסבחו אותם, שסי, סגניפגרימו לורו, שכוסי אנימלי, כסונו סגי, פרלי אגיציאני, לשם יכפת. Per Kadosh Baruch Hu, Zekavod Lemumala, cioè mentre Maimonide diceva che il sacrificare animali sacri degli egiziani è una forma di disprezzo, dice il Nachmanide non è così, è assolutamente il contrario. Il sacrificare animali sacri degli egiziani è una forma di kavod, una forma di onore. Beh, Ematzmam Kach Emnoagim. E loro stessi, cioè gli stessi egiziani, facevano così. Cioè, nella pratica del sacrificare degli egiziani c'era il sacrificio dell'animale sacro destinato alla divinità. Cioè, questa idea esisteva, e da dove lo sappiamo? Sappiamo esattamente dal versetto che dicevamo prima. Cioè, quando la Torah ci dice, cosa vuol dire? Che
perché gli ebrei facevano sacrifici ai Serim? Perché questo era il modo proprio del culto idolatra. Cioè il culto idolatra cosa faceva? Cioè dei sacrifici all'animale sacro. Ok? E questa cosa ci può stare, cioè se parliamo di antropologia religiosa, ci sta come concetto, cioè che io vado a offrire parte di ciò che mi è sacro. In realtà anche tante delle nostre mitzvot hanno questa radice. Cioè noi portiamo al sacrificio dell'Omer perché ci troviamo nel momento del raccolto, cioè offriamo la prima parte del raccolto affinché il raccolto sia poi benedetto da Kadosh Baruch Hu. Ugualmente, per così dire, qui offro qualcosa della specie del capro perché il capro rappresenta la divina. E quando io offro il capro sto dando kavod alla specie. E questa comunque era, dice Nachmanides, questa era la modalità di culto attraverso la quale gli egiziani effettuavano appunto le loro pratiche. Quindi cioè lo stesso versetto che avevamo citato prima, a sostegno dell'opinione di Maimonide, viene sfruttato a sua volta da Nachmanides. E abbiamo una prova ancora più grande, se ci ragioniamo bene, in un altro episodio della Torah che chiama Sekel. Cioè il vitello d'oro che cos'è? È un elevare un animale come divinità, e come viene servito, come viene adorato il vitello d'oro? Attraverso i sacrifici che avranno sacrificato altri vitelli, senza andare tanto cioè, lontano. Cioè, il sacrificio propiziatorio di altre situazioni di abbondanza, insomma, di abbondanza. Sì. No, non so se quel tipo di sacrificio era propiziatorio, ma sappiamo perfettamente che hanno fatto un vitello d'oro, cioè quindi hanno elevato una specie animale a divinità, e il modo di culto che sono scelti è quello del sacrificio. Questo c'è scritto esplicitamente nella Torah. Questo dice Nachmanides. Vierava maschir shayum agdim la levarav horesh hachotshem hashem shorodav nazalot agdim la nesifrem. Vabbè, e scrive che poi Maimonide ricorda che c'erano dei momenti particolari per fare questi sacrifici, che erano i capi mesi e quando il sole stava in certe posizioni astrali, come è scritto nei loro libri. Vietati trappè mahalà beuclenu en la sova shuaser lem assur lem megunè benem beyesulè hen leolam. Mentre dice Nachmanides, ci sarebbe stato un altro modo, effettivamente, che sarebbe stato un modo di rompere rispetto alle tradizioni, che era quello di fare delle grosse abbuffate di questo cibo. Cioè, se la Torah ci avesse detto di mangiare in abbondanza animali che erano sacri per loro, probabilmente questo sarebbe stato effettivamente sarebbe stato considerato una forma di disprezzo, ma il sacrificio in sé per sé non lo è. Cioè, quindi non diciamo che il sacrificio costituisce un elemento di rottura per questo motivo, perché non è così. Cioè non si tratta di una forma di disprezzo sacrificare un animale sacro ad altre religioni. Ho saltato poi un pezzo nel commento di Nachmanides. Vinne e dice non solo questo, noi abbiamo detto fino adesso che il sacrificio è qualcosa che è proprio del culto idolatra, del popolo ebraico si era abituato a quello, e quindi lo sbroccuccio l'impone. Dice Nachmanides che dobbiamo dimenticarci questa cosa. Il sacrificio è una modalità ancestrale di servire la divinità. Da dove lo sappiamo? Vinne Noach Betzitomin Ateva im Shoshet Barav en Volam Kasdio Misri Igil Korban. Cioè quando Noach uscì fuori dall'arca im Shoshet Barav con i suoi tre figli en Volam Kasdio Misri, non c'è stava né un caldeo né un egiziano. Egiziani neanche esistevano all'epoca, no? E che facesse un sacrificio in questo modo. Noach, nonostante questo, cosa fa? Esce dall'arca e che fa? Fa un sacrificio e Kadosh Baruch Hu lo gradisce. Vai da bene Hashem, la cosa è gradita a Kadosh Baruch Hu, ve amarbo, vai via Hashem e trea fanikuo. E anche lì c'è scritta la frase chiave, no? Kadosh Baruch Hu odorò questo odore
è gradito insomma dei, dei sapirci. Un meno amare li bollo si fotte le gallere tadamaba curadam, e solamente in seguito a questo Kadosh Baruch Hu dice che non, non avrebbe più maledetto la terra per via dell'uomo. E sentiamo ancora prima veve le bigamumi per lo solo Abel ben Abele, che in Abele, no? Abele che fa? Che porta come, come offerta? Becorazzolo Mechel Ben porta i primogeniti e le parti più grasse degli animali. Che ci avrà fatto? L'avrà sacrificato. C'è scritto Isha Hashem e Level Vermicado, cioè che lo Baruch si rivolge all'offerta ad Abele e alla sua offerta. In quel momento, dice Nachmai, devero Yahada in Balanshem e Zavodazaraklal, non c'era stata ancora nessuna forma di idolatria. Cioè, quindi il sacrificio sarebbe un'invenzione puramente ebraica. E non solo. Uvilam amarecivata misbekota raktival parla e bavisbeach. Altro episodio della Torah, nella parasha di Balak, sapete che Bilam vuole far maledire il popolo ebraico. Quale modalità utilizza? Del sacrificio, cioè dice a, a Balak, dice a Balak di costruire degli altari e dice Civata mi sbaglio ho preparato i sette altari, va al Parva e metterò adesso del, dei tori, dei montoni sopra l'altare. Che voleva fare lì Bilam? Bilam in quel momento sicuramente scrive Nachmai diventato a tali shlol mi meno monotrot. Cioè non voleva sicuramente sradicare delle false credenze in quel momento. Non gli stava a non era stato neanche ordinato questo senso, perché riporta a Kadosh Baruch Hu, cioè Bilam è un idolatra che voleva convincere Kadosh Baruch Hu, e per questa Vasakhen le Korba e l'Elohim, che è Circula la Vadipur, cioè voleva semplicemente propiziare la presenza divina in quel momento, voleva che Kadosh Baruch Hu posasse la sua presenza su di lui. E che modalità sceglie? Sceglie la modalità del, del sacrificio. Per cui scrive Maimonide, attenzione sempre alle parole, vi terra ui, ed è meglio l'ishmoata con i ben, di ascoltare il motivo che si dice rispetto a loro, chi bavorce ma se bene a Adam, di Gmarim, Uashavah, di Bur, Uvmase, cioè poiché le azioni dell'uomo si completano attraverso il pensiero, attraverso la parola e attraverso l'azione, si pace, ha ordinato con lo sciroppo, e ricordam che quando un uomo pecchi porti un sacrificio, smocchia la valav che ne da mase, poggi le mani al di sopra del sacrificio che ne da mase in corrispondenza dell'azione, vitvadevetif, befiv, che negga da Dibur e riconosca il proprio peccato in corrispondenza della parola Vistrof Besh Kerbech le Yotchen Klema Kashavatava, e bruci le parti interne dell'animale, i reni che sono considerati la, la sede del pensiero e del desiderio Veacharain Knegedabra Glavshel Adam Osim Konechto, cioè che per cui sacrifichi certe parti del, dell'animale in corrispondenza delle azioni dell'uomo, e getti il sangue del, dell'animale sopra l'altare, che ne che damo benosho, in corrispondenza del sangue che è l'anima dell'animale barra uomo, perché nel sacrificio troviamo una chiara sostituzione, cioè l'animale sostituisce l'uomo che sarebbe degno di morire per via delle proprie colpe, che appunto che dice Akshova Damba Sodò col L che Catalli lo abbia conosciuto, cioè finché l'uomo pensi che facendo tutte queste cose che Catalli lo abbia, che ha peccato nei confronti della sua divinità, di Cufò conosciuto nella sua, cioè attraverso il suo corpo e attraverso la sua anima, e sarebbe stato giusto che il
suo sangue venisse versato e il suo corpo venisse bruciato. Non la chiesa da Borè, se non fosse stato per la misericordia del Creatore. C'è la Cacmi meno di Murak, ha preso appunto una sostituzione, un cambio al posto suo. Richipper al Corbanasè, sceglie da Motta Kadamò. Appunto questo sacrificio serve ad espiare affinché il suo sangue, cioè il sangue del sacrificio, sia al posto del sangue dell'offerente. Nefesh takat nefesh, anima al posto di anima. Verashevara e Korban, le parti principali del sacrificio al posto del Rashevara, delle parti principali dell'offerente. Viammanot, le Hayot ben Moreat, Torash e Palualav, e le parti di sacrificio che servono a sostentare Moreat Torah, cioè coloro che insegnano la Torah, per cui i Guanim, affinché preghino per lui. Cioè, quindi Nachmanide che fa inizia a proporre un modello alternativo al sacrificio, visto che ha dei precedenti storici, non serve a sradicare la Avodah Zarah, a sradicare l'idolatria, ma un motivo abbastanza semplice e intuibile è quello dell'espiazione dei peccati anzitutto. Questo è il motivo migliore che Nachmanide propone per spiegare tutto quanto l'impianto sacrificale. Come dicevo all'inizio, dobbiamo chiederci se questo motivo sia sufficiente per esaurire tutti quanti i vari tipi di sacrificio. E non solo questo, Nachmanide scrive poi che questo è solamente il motivo migliore, ma c'è un altro motivo che non ho riportato, è il motivo al pi assoluto, insomma, secondo basi mistiche, che giustifica in maniera ancora più forte tutto quanto l'impianto sacrificale. Queste sono le due opinioni principali sui sacrifici, ce ne sono molte altre commentatori, però intanto attraverso questo abbiamo un'idea del modello. Prossima volta, se siete d'accordo, inizierei a vedere i vari tipi di sacrificio e poi decidiamo se e come andare avanti con questa disquisizione sui corbanotti. Qui prego di tenere i fogli e prossima volta iniziamo a vedere i vari tipi di sacrificio. Bene, grazie.